Vi ho lodato Gesù Cristo, benvenuti fratelli e sorelle in questo messaggio del 27 luglio 2022 attraverso la nostra Vergine Maria, Madre e Regina, a Valeria Copponi, questa mistica di Roma, i quali messaggi sono stati approvati da Padre Amort. Allora invochiamo lo Spirito Santo affinché possa venire a leggere con noi e in noi e possa donarci la comprensione del messaggio. Figlioli miei, tanto amati, pregate e pregate molto e spesso. Rendetevi conto che i vostri tempi si stanno accorciando mentre le vostre preghiere vanno diminuendo a dismisura. Io voglio raccomandarvi di mettere la preghiera al primo posto, altrimenti vi pentirete di non poterlo fare più e di chiudere le vostre giornate nel terrore di non disporre più del prezioso tempo di cui godete in questo momento. Io vi sprono, raccomandatevi di più e più spesso al Padre vostro, adesso che le vostre giornate sono serene. Verranno giorni presto dove non potrete godere della libertà di cui godete ora. Io vi sprono sempre più alla preghiera quotidiana, soltanto così potrete accorciare i tempi negativi che state vivendo. Mio figlio, non occupa più il primo posto nei vostri cuori e il Padre presto prenderà altri provvedimenti per far tornare Gesù al primo posto nei vostri cuori. Figli miei, io prego per voi e soprattutto per i miei figli non credenti che non sapranno affrontare i tempi bui che verranno. Soltanto la preghiera al mio figlio Gesù Cristo potrà riempire i vostri cuori della gioia che vi preparerà all'incontro con Dio. Figlioli, io sono con voi, affidatemi i vostri fratelli non credenti ed io riempirò i loro cuori dell'amore di mio figlio. Vi amo, figli miei, ascoltate e fate vostre le mie parole, io non vi lascerò soli. Vi amo, vi benedico e vi proteggo. Maria, Madre e Regina. I tempi che stanno per arrivare, come abbiamo visto già nei due anni precedenti, nell'anno scorso, sempre in estate ci è stata data una libertà che poi in inverno ci è stata tolta. Una libertà che ci è stata tolta e noi sappiamo il motivo. E quindi questa libertà ci verrà tolta un'altra volta a causa di determinate regole, imposizioni, piani e strategie che l'elite mondiale ha deciso. Oggi abbiamo una grande libertà che stiamo sfruttando per divertirci, per fare i comodi nostri. Quando poi ci verrà tolta, con la forza, con imposizioni, con multe, con regole severe, allora in quel caso che saremo costretti a restare in casa, questo porterà un grande tormento e terrore nei confronti di tutte quelle anime che sono abituate a stare fuori, a godersi la vita e a dimenticarsi di Dio. Ecco che il Padre poi prenderà provvedimenti affinché il nostro Signore Gesù Cristo prendi il sopravvento nei nostri cuori. Questi provvedimenti forzati sono anche i segreti di Medjugorje anticipati che porteranno nei nostri cuori Gesù al primo posto. Allora, io invito i giovani, ma anche gli adulti,
a dedicare più tempo alla preghiera? Fin da oggi, perché in questo modo poi, quando verranno questi tempi che sono alle porte, abbiamo la possibilità di insegnare ai nostri figli, ai nostri giovani, la preghiera. Mostrare loro questi messaggi e tanti altri messaggi che anticipavano tutto quello che dovrà accadere. In questo modo i tanti giovani, i tanti non credenti, attraverso la nostra buona volontà potranno conoscere i messaggi della Madonna e potranno studiarli, leggerli e comprendere che è tutto vero quello che il cielo ci sta dicendo, e ce lo sta dicendo per la nostra felicità, per la nostra salvezza. Perché se non abbiamo la preghiera e Gesù Cristo al primo posto, non riusciremo a sopportare con serenità, con umiltà, i tempi che verranno, dove ci verrà negata la libertà di fare quello che vogliamo, di uscire quando vogliamo, di andare dove vogliamo. E allora è necessario per noi credenti, cristiani, cattolici, di imparare a rinunciare alle cose del mondo in modo tale di essere già pronti. In modo tale da essere già pronti. Così, anche se dovessero dirci dovete stare a casa per questo, per quello, noi sappiamo che ci siamo preparati fin da prima, quindi non ci sono problemi se dobbiamo stare dentro. Non c'è nessun problema. Io soprattutto non soffrirei lo stare dentro, anche perché la mia vita è sacrificata e offerta al Signore un'estate senza divertimenti, anzi con pochi divertimenti. Sono andato qualche volta in piscina, 2-3 volte al mare. Nonostante io abbia il mare nella mia città, questo per farvi comprendere quanto è importante dedicarsi alle cose del cielo, lavorare nella vigna del Signore, dove tutti hanno la stessa paga. Sia lodato Gesù Cristo. Finalmente è uscito il mio libro, La mia esperienza di conversione a Medjugorje nel 2012 attraverso questa estasi con Gesù Cristo. Potrai scaricare il mio libro gratuitamente dal mio sito, troverai i link in descrizione. E ti abbraccio e ti porto nelle mie preghiere.